Buongiorno, io sono il direttore del Dipartimento per il monitoraggio, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità di Lucca. Sono particolarmente lieta di essere qui in quanto i datori del rapporto afferiscono al mio Dipartimento, Città Lorenzo Ciccarese e Giulio Vulcano. E poi abbiamo anche un altro collega, Franco Valoro, che si occupa di pesca, sostenibilità e biodiversità marina, che si è occupato nel tempo anche di questa tematica dello spreco alimentare. Diciamo che dopo i due esaustivi interventi del Presidente e del Dottor Assenza, la mia presentazione sarà breve e concentrata sul rapporto. Quindi non ridirò le tematiche affrontate a livello internazionale, europeo, l'importanza della legge che ha ben descritto il dottor Assenza, e vorrei concentrarmi invece su due concetti. Uno qual è quello di i contenuti del rapporto, l'altra poi l'importanza di fare rete, quello che già accennato il dottor Assenza, che è la nostra forza e deve essere il nostro futuro. Dunque oggi l'agricoltura è spesso individuata, quando assume forme di intensificazione, concentrazione e specializzazione, come una delle principali cause dell'ampliamento delle acque, dell'acidificazione dei suoli, dell'aumento dell'effetto serra, della perdita di habitat e di diversità biologica, della semplificazione del paesaggio, delle diffusioni di problemi nutrizionali e di scarsa qualità della vita degli animali allevati. Tuttavia un'agricoltura responsabile può assolvere all'importante funzione di fornitura di importanti servizi ecosistemici, dalla produzione di cibo, fibre ed energia, alla regolazione del ciclo del carbonio, dalla ripresa dell'orazione e della costruzione del paesaggio. La nuova attenzione posta dalle istituzioni, dal mondo della ricerca, dai media, sulla questione dello spreco, non potrà che contribuire positivamente al dibattito sulla sostenibilità dell'agricoltura verso una produzione alimentare attenta all'ambiente, alla salute dei cittadini e alla sicurezza alimentare a scala globale e nazionale. Questi altri aspetti sono illustrati nel rapporto che analizza dettagliatamente le possibili cause di spreco viste in connessione e integrazione con le dimensioni ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione al peso dei vincoli sulle filiere alimentari, al consumo di suolo agricolo e all'economia circolare. Sono descritte sempre in questo nostro rapporto le connessioni fondamentali che legano i sistemi alimentari e i loro sprechi con le questioni ecologiche, globali e locali, presentando le quantificazioni disponibili di alcuni dei maggiori effetti ambientali dello spreco e riduzione dei rifiuti alimentari, dello spreco a livello mondiale, europeo e italiano. Lo studio riconosce l'importanza della riduzione dei rifiuti alimentari, ma rileva anche la necessità di sviluppare soluzioni in grado di prevenire la produzione delle eccedenze alimentari e dei conseguenti sprechi. Le proposte presentate sono finalizzate all'aumento della resilienza ecologica e sociale dei sistemi alimentari, ovvero della capacità di adattamento e prevenzione di fronte ai concreti rischi naturali ed antropici. Infine, l'importanza di stabilire sinergie con altre istituzioni e gruppi di ricerca interessati a studiare e contrastare questo emergente problema ambientale e socio-economico sottolinea nel rapporto la necessità di concentrarsi sulle aree ancora poco investigate dal tema. Questo rapporto è solo un primo contributo in tale direzione. L'ISPRA, avendo competenze e responsabilità che vanno dalla conservazione della biodiversità genetica, di specie, di ecosistema e di paesaggio, alla gestione sostenibile dell'agricoltura e della selvicoltura, dalla gestione delle risorse idriche e marine, alla qualità dell'aria, ai cambiamenti climatici, sente forte questa necessità di integrare sul tema le diverse competenze e di offrire il proprio supporto istituzionale sia in termini di ricerca, monitoraggio e reporting, sia di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini, non trascurando gli aspetti relativi allo spreco alimentare nella pesca e nel comparto ittico. È un impegno che vogliamo prendere intensificando le attività di networking, facendo rete come sempre, offrendo la nostra piena collaborazione a tutti coloro che si occupano dello spreco alimentare e nelle diverse prospettive che sarà necessario affrontare. Quindi mi collego a quello che diceva assolutamente il direttore Assenza, siamo a disposizione, ci interessa collaborare e andare avanti soprattutto negli studi e nelle ricerche che assolutamente abbiamo solo iniziato in questo rapporto. Grazie della presenza. Signora.